Come preside delle matricole ho accolto studenti provenienti da tutto il mondo. Dalla Corea, da Roma, da Istanbul. Gli studenti entrano ad Harvard con le aspirazioni più disparate. Ah, scusate! Siamo nel posto giusto? E chi lo sa? Tu lo sai? Tu lo sai? Tu? Tu lo sai? Tu? Tu lo sai? Come stavo dicendo, Harvard non è un posto per tutti. Oh, merda! Abbiamo un insegnante nero, ma l'hai visto? Certo che l'ho visto, mica sono cieco. Ehi, amico, come va, fratello? Come va, amico? Dicevamo. Ehi, c'è guardato male. Quello è stato dentro più di me del tuo culo nero messo insieme. Smerdalo. È un cazzone decrepito vestito da grillo parlante. Smerdalo. È un cazzone testa di cazzo pettinato come Colin Powell. Fratello, smerdalo. Crede di essere Martin Luther King, ma è solo un cazzo con i baffi. Smerdalo. È un cazzone con la testa rapata come Richard Pryor, ma non farete un cazzo smerdalo di nessuno. Pensi che sia un cazzone vero o Eddie Murphy travestito da Presley, cazzone? Smerdalo. È un vecchio cazzone devastato dalla disco music. È una smerdalo testata di cazzo nucleare. Signori, sono estasiato dal vostro show, ma gradirei continuare. Scusi tanto. Scusa. Attento ai piedi, alle dita, ai calli. Scusa. Grazie ancora per le vostre simpatiche performance. Come dicevo, qui ad Harvard amiamo le tradizioni. Ma che cazzo oserei dire che siamo consacrati adesso. Acqua del water. Rientra nelle mie penitenze di matricola. No, qui la penitenza la faccio io a starti seduto vicino. L'alito ti puzza come una merda morta. Ma perché non ve ne andate a fanculo a un concerto rap? La pulce alla tosse. Già, ma vacci piano e scioccato. Sua madre gli raccontava la storiella dell'uomo nero. Cristo, ma non potreste mostrare un po' più di rispetto? Mi sono triturato le palle, me ne vado. Mi scusi, ha detto qualcosa? Col dovuto rispetto, signore, mi succhi il cazzo. No, signore, non ho detto niente. E questo... E questo tizio? Coglione? Mi ha forse chiamato coglione? Ho detto minchione. Minchione a chi? Signore, c'è un equivoco, io non... Può ripetere? Io ho detto che lei è un gran furbone. Non è divertente. Non so neanche trovarsi il buco del culo, preside. Abbiamo avuto anche troppe interruzioni oggi. La invito ad uscire. Signore, ma... Non sarebbe successo se fossi un nero.